Nel marzo 2019, presso il Politecnico di Torino, mi sono laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, orientamento Geoingegneria. Fin da bambino ho avuto una grande passione per le georisorse, soprattutto le rocce e i minerali, oltre che per i cantieri di grandi opere infrastrutturali in ambito civile e minerario, soprattutto in sotterraneo. Attorno a questa mia passione ho costruito il mio percorso scolastico e formativo, dapprima diplomandomi come perito minerario all'Istituto Tecnico Minerario di Agordo e successivamente laureandomi in ingegneria civile. Al termine della laurea triennale ho valutato quale fosse la scelta più adatta alle mie esigenze e propensioni. Ho scelto il Politecnico di Torino ed in particolare il percorso didattico di geoingegneria offerto dalla laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio per differenti motivi. Il primo fra tutti è che il Politecnico di Torino è un'istituzione riconosciuta ed apprezzata a livello italiano ed internazionale, vantando una tradizione secolare di primo piano nel campo dell'ingegneria mineraria e della geoingegneria, quindi tutti quegli aspetti riguardanti le gallerie, le miniere, le cave, eccetera. Il secondo motivo è che il piano didattico presenta un assortimento di esami ben strutturati ed incentrati sui temi della geoingegneria, offrendo accanto a degli esami prettamente teorici, esami di natura più pratica, riguardanti aspetti di gestione del cantiere e dell'opera nel suo complesso. In molti esami è richiesto, accanto all'esame scritto e o orale, la preparazione di un elaborato progettuale a squadre, permettendo di sviluppare, oltre che gli aspetti nozionistici ed ingegneristici, anche le capacità nel lavoro di squadra tra colleghi. Il terzo aspetto importante è legato al fatto che alcuni esami sono svolti in lingua inglese, avendo quindi la possibilità di calarsi in un contesto globalizzato, anche grazie alla presenza di numerosi studenti internazionali, e quindi avendo la possibilità di approfondire la terminologia tecnica, lingua inglese e di raffrontarsi con culture e metodologie di lavoro differenti. Quarto, durante il mio percorso di studi ho potuto godere di un supporto importante da parte dei docenti, con possibilità di ricevimenti personalizzati, attività supplementari come workshops, seminari e lezioni con professionisti e docenti di aziende ed università di tutto il mondo, oltre che integrazioni anche con numerose visite tecniche, cantieri, a cave, miniere e soprattutto siti produttivi localizzati in tutta Italia. Al termine del mio percorso di studi ho deciso di optare per una tesi all'estero. Grazie ai numerosi rapporti che il Politecnico di Torino gode con numerosissime università di tutto il mondo, ho potuto trasferirmi in Cile, in Sud America, per 7 mesi. Per studiare il miglioramento della tecnica di scavo con esplosivo all'interno di una miniera sotterranea d'oro. Subito dopo la laurea sono stato selezionato per un lavoro come assistente capo sonda presso la ditta Saipem, un'importante società nel settore energetico. In questo momento ho appena ultimato un percorso formativo presso l'azienda e a breve partirò per un cantiere di estrazione petrolifera situato in Arabia Saudita.